Buongiorno ragazzi, rieccomi con un nuovo Vlogmas. Oggi è il 2 dicembre e oltre ad essere molto felice perché si sta avvicinando sempre di più il Natale, sono anche molto felice perché oggi è l'anniversario mio e del mio ragazzo. Oggi facciamo 4 anni che stiamo insieme, quindi per questa giornata ho deciso di renderla un po' più particolare poiché, dato la situazione, dato tutto, non sono riuscita a prendergli un piccolo pensierino. Quindi cercherò di creare un'atmosfera un po' più carina e di preparargli alcune cose che a lui piacciono tanto. Quindi siamo un po' insieme, vi faccio vedere un po' le varie cose che ho deciso di fare, anche per darvi delle idee su cosa potete fare durante una quarantena quando comunque capita l'anniversario, no? Un anniversario, un compleanno, quindi dei piccoli spunti. Dopo un mese, come avete visto, ho diciamo preparato alcune cosine, ma dato che è orario di pranzo e purtroppo siamo rimasti senza quasi nulla, finalmente io ho avuto il risultato del mio tampone, anche il mio fidanzato, e nonostante comunque io sia ancora positiva, ho avuto il certificato di guarigione, quindi posso uscire tranquillamente, anche perché sono ben 21 giorni che non ho più sintomi e anche perché hanno analizzato il mio tampone e risulto con una carica batterica molto bassa, quindi posso tranquillamente uscire almeno a fare la spesa e quindi ora stiamo andando all'Eurospin a fare un po' di spesa. Poi vi faccio vedere quello che compriamo. Allora ragazzi, siamo appena tornati dall'Eurospin, sono l'una e 20 e adesso vi faccio vedere quello che abbiamo acquistato. Abbiamo fatto un mega 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 acquisti di prodotti perché ragazze ci mancava tutto in casa in pratica. Allora, pancetta, cotolette, bagnoschiuma che utilizziamo per le mani, salsa barbecue perché ho intenzione di fare il Mac a casa, 2 confezioni di formaggio spalmabile, prosciutto cotto, patate, vanillina, questi stick per fare tipo un aperitivo, arance, clementine, qui latte, besciamella, tagliatelle, taralli, vabbè, poi qua ci sta il filoncino, i filoncini di olive che il mio ragazzo ha già aperto. Qui ho preso un bombolone, 2 pacchi di cappelletti, maionese, vino per pasta e cosine. Qui ho preso l'aceto balsamico, poi lì c'è l'Aperol, lattuga, hamburger, pane per hamburger, patatine. Poi crocchette di patate, margarina, pomodorini, farina. Qua non vi ho fatto vedere, ma abbiamo preso 2 confezioni di piadine. Poi abbiamo preso fettine di cheddar, taralli, non so se già ve li ho fatti vedere. Poi qui sotto cosa c'è? Niente, perfetto. E qui abbiamo voluto prendere questa cosa che io non avevo mai visto prima, soprattutto da Eurospin, questa pasta per pizza. La proveremo, vi faremo sapere com'è. E poi, diciamo, oltre a tutta questa spesa, la cosa più bella che abbiamo preso è stata questa stella di Natale che andremo a posizionare per questo periodo. E fatemi sapere, ragazze, come curarle, perché purtroppo io non ho estremamente il pollice verde, quindi fatemi sapere come la posso curare. Alle 6:30 riprendo finalmente questo vlog e siamo usciti in realtà per delle commissioni veloci. Dovevo passare un attimino a prendere dei farmaci e a prendere alcune altre cosine e ci siamo fermati da
due negozi in particolare. Il primo è stato Tiger, dove ho preso due cosine, e il secondo è stato Tutto Compreso, dove ho preso alcune cosine molto molto carine. Cioè, non ho comprato chissà che grandi cose, quindi ve lo faccio vedere in questo vlogmas. Allora, come prima cosa, il pezzo forte aspettate che non ce la faccio. È questo, è un biliardino da tavolo che credo che il mio fidanzato l'ha desiderato per un sacco di tempo e dato che era in super offerta e dato che oggi è il nostro anniversario, ho deciso di fargli questo regalo. E poi sempre da Tiger ho preso i candy cane, penso che si chiamano così, sì, e da mettere sull'albero. Quindi sono troppo carini e poi li vedrete tutti sistemati all'interno, oddio, all'interno del video home tour. Farò il video home tour con tutte le decorazioni di Natale e quindi ho deciso di prendere questi. Poi ho preso una semplice carta da regalo, questa qui è di Tutto Compreso, pagata 99 centesimi e ha questa fantasia qui, mi sembrava carina. Dato che dovremmo impacchettare un po' di cosine, ho deciso di prenderla. E poi, sempre da Tiger, ho dimenticato, ho preso il regalo al mio cagnolino. Ho preso questa ciotola che per lui secondo me sarà enorme, perché per chi non lo sa io ho un maltese, è abbastanza piccolino d'Italia, però boh, mi sembrava carina e ho deciso di prendergliela. E poi, ho preso un semplice piatto, Dio no, un semplice sottovaso che devo mettere alla stella di Natale che vi ho fatto vedere oggi che ho preso all'Eurospin. E infine, ragazze, no, vabbè, questo è per me, questi sono il pezzo forte, ossia questi piccoli schioccianoce presi da Tutto Compreso, 99 centesimi cada uno, e ne ho presi due. Secondo me ci staranno benissimo sull'albero, non vi farò nessuno spoiler perché vedrete tutto tutto nel video. E niente, ora semplicemente passeremo il pomeriggio io e il mio fidanzato a giocare a questo bellissimo biliardino. Vedremo un attimino anche com'è, se mai ve lo faccio anche vedere. Nel frattempo stuzzichiamo qualcosina. Came from the sea. Nighttime dances, colored bills, morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Allora, ragazzi, la giornata di oggi si conclude qua. Parlo a bassa voce perché è veramente, veramente tardi. E c'è lì il mio ragazzo che già è partito. Io ho il tempo che mi cambio, mi faccio una doccia veloce, mi strucco e ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Vi volevo semplicemente dire che le clip che avete visto prima sono in pratica le varie sorprese che ci siamo fatti. E in pratica vi spiego un attimino, vi faccio un piccolo riassunto. In pratica tutto il percorso con quella bellissima scatola che, ragazze, per me è un'idea regalo bellissima, quella scatola sul letto, me l'ha fatta il mio ragazzo. In pratica ha fatto tutto questo percorso con tutte queste candeline e ha messo questa scatola con tutte le nostre foto fatte in 4 anni. Quindi bellissima, non vi ho mostrato le foto per diciamo per privacy, per una cosa nostra intima, e quindi questo. E io invece gli ho regalato, vabbè, a parte il biliardino, però gli ho fatto insomma alcune piccole sorpresine sia a pranzo, come avete visto, e sia a cena. Quindi gli ho preparato tutte queste candeline e poi una cena stile McDonald's. In pratica ho fatto delle patatine al forno con queste
crocchette di patate sempre al forno, poi ho fatto due cotolette e insomma il panino con cheddar, insalata e salse. Quindi niente ragazzi, concludo qui, ci vediamo nel prossimo video, vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!